Salve a tutti amici di MarcosBox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, puntata che fa parte del ciclo dei riassunti settimanali che ho inaugurato con lo scorso video. Non so se vi ricordate, ho postato un video dove veniva fatto il riassunto degli ultimi mesi. Ho deciso di continuare sulla falsa riga del mettiamoci la faccia di Batista 70 Phone e commentare con voi le notizie della settimana. Sarà a cadenza settimanale, penso molto probabilmente sempre il sabato a quest'ora verrà pubblicato il video. Che cosa dire? Eravamo rimasti con la notizia del LinuxCon dove Valve aveva affermato che Steam è il futuro dei videogiochi. Durante la settimana c'è stato un ulteriore sviluppo che vedremo alla fine del video. Cominciamo con la prima notizia che abbiamo postato. Il rilascio della nuova versione di DraftSeeked. DraftSeeked, per chi non lo conoscesse, che cos'è? È un CAD 2D. Quindi disegno assistito dal calcolatore per disegnare piantine particolari, meccanici e cose del genere. E viene rilasciato gratuitamente ed è multipiattaforma, questa è la cosa più importante di questo CAD. Sì, non è open source, non è software libero, però comunque è un ottimo CAD perché deriva da CATIA, dalla stessa ditta che lo realizza, che realizza quel famoso software, ed è una soluzione gratuita nativa per Linux molto buona. Ho pubblicato la notizia della nuova versione, nonostante non ci siano tante migliorie per quanto riguarda il mondo Linux, ma l'ho pubblicata ugualmente perché comunque può interessare che lo sviluppo di questo software è continuo e quindi fa ben sperare per il futuro. L'altra grande notizia della settimana è il rilascio del Play Store Device in Italia. Google ha finalmente deciso di iniziare la vendita dei device marchiati della serie Nexus anche nel nostro paese direttamente dallo store. Questo che cosa significa per gli utenti? Significa poter finalmente slegarsi dalla distribuzione dovuta al produttore partner di Google, significa poter acquistare il prodotto a un prezzo decente e non quindi con le maggiorazioni come vedete il caso del Nexus 4, dove io ho pagato 3,99 distribuito da LG Italia, quando in realtà il prezzo è nettamente inferiore se ci fosse stato il Play Store Device anche in Italia, avrei potuto pagare molto di meno. Bene, è un'ottima notizia, quella che aspettavamo tutti quanti noi jack, noi nerd. Il primo device che è stato messo in commercio sul Play Store Device italiano è il Nexus 7 edizione 2013. Non vediamo il Nexus 4, questo perché molto probabilmente Google annuncerà la settimana cioè a ottobre il rilascio del Nexus 5, quindi ha deciso di non vendere, penso io, il vecchio prodotto per preparare al meglio il rilancio del nuovo. Altra notizia della settimana, il solito riassunto settimanale di tutto quello che riguarda OpenStreetMap, è stata postata da Stefano il 9 settembre. Andatevelo a dare un'occhiata, anzi, se potete contribuite al progetto OpenStreetMap perché è un'ottima idea che se portata avanti riuscirà a andarci giù duro nei confronti di Google Maps. Altra notizia della settimana che ho postato è la nascita di Enter Cloud Suite. L'annuncio è stato fatto durante il Festival della Tecnologia di Milano, un nuovo progetto di Enter, che è un provider italiano che sta investendo molto in tecnologie open per la sua piattaforma. Andate a leggere la notizia, documentatevi perché è interessante. Grandissima notizia, è che dal 25 al 27 settembre 2013 presso l'Università Statale di Milano si terrà la LibreOffice Conference 2013. Che cos'è questo appuntamento? È un appuntamento sponsorizzato da LibreOffice, Document Foundation e alcuni partner locali. Un appuntamento che vuole essere un modo per far conoscere i vantaggi dell'utilizzo di LibreOffice e delle soluzioni libere all'interno della pubblica amministrazione. Infatti, il titolo di questa LibreOffice Conference è Migrare a LibreOffice si può fare, si deve fare. Durante gli interventi avremo
Mattia Calise, avremo Italo Vignoli della Document Foundation, dato che c'è magari l'intervista che feci per il blog per conoscere meglio Italo Vignoli e per vedere che personaggio di spessore è. Ci sarà poi una discussione iniziale con il quadro legislativo di riferimento e poi verranno fatti dei casi concreti. Verrà illustrata la storia di Libre Umbria, di cui ne abbiamo parlato anche nel blog, della, il passaggio a LibreOffice della provincia di Bolzano, di cui vi ho parlato anche nel blog, LibreOffice nella provincia di Macerata, di cui non vi ho parlato perché non, francamente non ne sapevo l'esistenza. Mi andrò a documentare nei prossimi giorni e farò qualche post dedicato. LibreOffice nella provincia di Cremona e LibreOffice presso la CISL di Bergamo. Esperienze concrete, esperienze di migrazione, esperienze che sono riuscite. Se state a Milano, fateci un salto perché sarà secondo me un'esperienza molto formativa e molto interessante. Io purtroppo non potrò esserci per motivi logistici perché vivo nel profondo sud, quindi spostarmi sarà un po' complicato. L'altra grande notizia di questo periodo, di questa settimana, è stata che IBM ha deciso di investire 1 miliardo di dollari in Linux. Questa è la seconda grande iniezione di liquidità nel mondo Linux dopo quella che IBM compì nel 2000. L'annuncio di questa decisione è avvenuto in occasione del LinuxCon che si è tenuto in America la scorsa settimana. E durante la conferenza IBM ha appunto annunciato questo investimento di 1 miliardo di dollari, la cifra sarà spalmata su un arco di tempo tra i 4 e i 5 anni circa, e praticamente questo investimento rientra nel piano di sviluppo della nuova linea di server di Power di IBM che fanno uso di Linux. Verrà anche creata occupazione perché praticamente verrà fatto un nuovo centro a Montpellier in Francia, che servirà ad aiutare i potenziali clienti nel passaggio a Linux. È una notizia molto importante, molto interessante. Che dire, grazie IBM per continuare a diffondere Linux nel lato server. Speriamo che Linux si diffonda sempre più anche lato desktop, ma questo ci sono altri problemi per poter altre problematiche da affrontare che non riescono a far imporre Linux lato desktop. Magari faremo qualche video di approfondimento la prossima volta. Altra notizia è la nascita del blog Maglietta Bianca. Maglietta Bianca è un blog nato dall'idea di alcuni miei amici su Google Plus. È un blog su Linux diverso dagli altri. Non troverete annunci, non troverete rilasci. Avrete argomenti più tecnici, quindi destinato a un pubblico più maturo del mondo Linux. Altra grande notizia della settimana, sempre, perché questa settimana è stata ricca di notizie, è che praticamente è stato svelato che la macchina della Google Self Driving, che è un'auto di Google che sta sperimentando a guida automatica, utilizza Linux per muoversi e utilizza, guarda caso, una versione modificata di Ubuntu. Questo è il secondo annuncio sulle macchine automatiche che utilizzano Linux, perché non so se vi ricordate, la settimana scorsa vi avevo postato la notizia della Mercedes-Benz che aveva rilasciato un prototipo di macchina guida automatica che anche in quel caso utilizzava Ubuntu. A quanto pare sembra che la piattaforma sia la stessa, perché anche in quel caso viene utilizzata una versione di Ubuntu modificata dagli screenshot che sono apparsi. Carinissima questa notizia. Piccolo warning di questa settimana è che Medibuntu, il famoso repository che conteneva conteneva codec e materiale che non poteva essere messo nei repository di Ubuntu, chiude i battenti perché la maggior parte dei codec sono stati sostituiti da valide alternative libere che sono già presenti nei repository di Ubuntu, quindi Medibuntu non ha più senso di esistere. Nel blog vi ho spiegato come fare per disattivare i repository Medibuntu e vi ho anche spiegato come fare per sopperire all'unica mancanza che non può essere colmata dai repository di Ubuntu, cioè
il codec per la decodifica regionale dei DVD. Però in questo caso è stata messa una pezza perché è stata caricata una versione alternativa sui server di Videolan. Nel posto sul blog troverete come fare per raggiungere se utilizzate questo tipo di questo tipo di libreria per la decodifica. Rilasciata OpenSUSE 13.1 beta 1 in perfetto orario, a differenza di Fedora. Novità di questa release sono tante. La principale è il BTRFS, se non lo faccio lo spelling lo sbaglio sempre, il nuovo file system che è avanzato. Durante l'installazione vi viene mostrata una finestra di pop-up che vi invita a provarlo. Secondo me, se continuano su questa strada, i ragazzi di OpenSUSE possono innovare, possono presentare una distro molto innovativa. Non vedo l'ora di provarlo questo file system, ancora non ho avuto modo di formattare per fare qualche prova. Per il resto OpenSUSE si conferma sempre la solita distro stabile, basata su KDE e con tante innovazioni tecnologiche. Se la scorsa settimana è stato postato un interessante guida post installazione di Marco, andatevelo a vedere. Se cercate una distro con KDE e non volete stare sulle Debian based, fateci un pensierino. Altra notizia è che Ubuntu Phone OS verrà rilasciato il 17 ottobre per tutta la gamma Nexus. Ottima notizia, non vediamo l'ora di metterci le mani. Spero di riuscire a provarlo anch'io. Trovare il coraggio di formattare il Nexus per caricare questa ROM. Infine, l'ultima notizia che è stata postata ieri sera è l'arrivo della Steam Box. L'arrivo della Steam Box è ormai imminente. Lunedì 19 sapremo, ci sarà il rilascio, quindi sapremo maggiori dettagli e tutto il resto. Bene, con questo ho concluso. Ci vediamo al prossimo video. Settimana prossima, un caloroso saluto a tutti e lunga vita e prosperità. Ciao ciao!